Ciao a tutti, siete sintonizzati sul canale di Gabbro TV. Io sono Gabri e oggi siamo tornati qui su un video di Clash Royale. Come sempre, d'altronde. Allora, prima di cominciare, anzi già abbiamo cominciato, prima di partire con le battaglie, volevo aprire questi bauli omaggio che è da un po' di tempo che non gioco a Clash Royale e se ne perde il conto. Perché ragazzi, la scuola, i compiti, cioè mi tengono molto impegnato. Allora, qui chiedono sempre donatori, madonna, a me ne posso donare solamente uno. Cioè, raga, non posso donare 300 donatori. Ah, ma ora che ci sono, chiedo anche un po' di spietati del fuoco, che li uso, infatti, non mi ricordavo bene. Nello shop, la tornado! Abbiamo la tornado! Madò, che non la metto nel deck perché non so come si usa, sinceramente. Però diciamo che è una carta buona a parer mio. Comunque, fatto ste cose, ora possiamo iniziare. E si va così, di prepotenza. Arena 6, evviva, è da 3 anni che sono in sta cacchio di arena, vorrei salire magari. Però magari Clash Royale, se mi metti gente con livello 7, io sono livello 6, magari faccio un po' di fatica a salire, proprio un po' di fatica. A posto, al gigante... Ora mette la strega, ci scommetto. Ti assicuro. Io faccio così. Tanto. Lui ha messo. Però in teoria adesso. Oddio, il minatore. Fuck. Però io posso fare una roba bella. Infatti, gli sto facendo un mare, ma dico un mare di danno alla torre. E poi mi sono anche difeso abbastanza bene dal. Dalla come si chiama? Dalla strega. Oggi non mi vengono schifo di nomi. Fuck. No, il domatore no. Vai strega. Fai del tuo meglio. Con l'aiuto degli sgherri. Allora, non credo che dobbiamo buttare niente. Perché diciamo che arriva la strega. Tag life. Un colpo e distrugge la torre. Inferno. Madonna. C'è una zap per due scheletrini. Ma serio sei? Allora, ok, la sua torre di destra è messa non male di più. Quindi, consideriamo questo fatto. Allora, questa cosa non mi piace. Ma adesso io metto un bel gigante che allora, a mio parere non l'ho buttato bene, sto gigante. Però, no, anzi non l'ho buttato abbastanza bene. Questo qua non sa giocare molto. Non sa giocare perché... Se mette gli scheletrini quando c'è il baby dragon, allora significa che proprio non sai niente di Clash Royale, amico. Io te lo devo dire, mi dispiace, ma non sai niente. Che poi mica io sono tanto meglio, però diciamo che... Diciamo io queste cose le so. Che cosa devo mettere? Non mi viene in mente niente da mettere. Addio torre. Vabbè, pazienza, non... Tanto... Allora, già una torre l'abbiamo buttata giù comunque, quindi non ci dobbiamo lamentare. Allora, qui mettiamo questo. Mettiamo questa. Ok. Mettiamo gli spiritelli, che non fanno mai male. E il mio gigante è morto, non si sa dove è andato a finire, vabbè. Ovviamente, forza baby dragon, sei tutti noi. Vai, un altro gigante così, di prepotenza. Vai. Mettiamo una bella orda di scheletrini. Ti prego, gigante, arriva. Dai un solo colpo, a me va bene anche un colpo. Ok. Ora qui abbiamo la valchiriazza. Sì, io la chiamo valchiriazza. Poi abbiamo... Porca miseria. Abbiamo qui gigante. E baby dragon... Non me l'aspettavo mai nella vita. E io lo sapevo che metteva la torre inferno. L'ho anticipato, bitches. Ma forse lui ha anticipato me. Credo. Vai. Tutta la roba. Vai che abbiamo vinto. Dai che abbiamo vinto. Ti prego, non vi fate distrarre dal domatore, dai. Non vi fate distrarre. Vai Valchiria. Abbiamo vinto. Vado, diciamo abbiamo vinto. Basta con sta congelamento pure tu. No.
Presto, presto, arriva, 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 arriva. Ah, porca di quella, per non dire cose. Dai, ce la stavamo per fare, a 500 di vita. Vabbè, dai, un pareggio è meglio di una sconfitta. Lo dico sempre. Quattro spiriti del fuoco ricevuto da Kratos. Grazie, dio della guerra. Ma vai a fare altri giochi, per favore. Tipo God of War 5. No, 4. È già uscito il 4, non mi ricordo, vabbè. Chi se ne? Allora. Oddio santo, finalmente mi mette contro un livello 6. Ok. Allora, abbiamo carte per attaccare e per difendere, quindi per ora siamo messi abbastanza bene. Non è vero. Allora, mettiamo un baby dragon qua. Poi mettiamo l'orda di scheletri contro la valchiria. Non è vero, mai nella vita metto gli scheletri laser. Ovviamente, l'orda di sgherri. Allora, io qui ho un déjà vu. Mi pare che già l'orda di sgherri me l'hanno tirata contro. E io già per contrastarli avevo lo... come si chiama? Cosa? Gli spiriti del fuoco. Senti, tu te devi andare direttamente a quel paese con il suo scheletro gigante, fuck. Non avevo considerato questa cosa, che lui avesse le frecce e anche il bombarolo per difendersi. Allora, sto bombarolo innanzitutto deve morire. Morirà. Oddio, quanti danni mi ha tolto. No, quanti danni. Allora ragazzi, io ho lo scheletro gigante, sinceramente vorrei utilizzarlo nel mio deck, perché mi sono reso conto che è fortissimo. Cioè, appena muore gli lascia una bomba che credo sia un suo testicolo, probabilmente. Però credo, poi non lo so. Se qui noi non attacchiamo non finiamo mai, quindi facciamo così. Vabbè, qui difendiamo e qui mettiamo questo. E lo sapevo, io lo sapevo che faceva questa mossa. E infatti l'ho anticipato, perché io sono bravo. Vabbè, per difenderci facciamo direttamente così. Ma ovviamente la torre poteva bersagliarmi qualunque cosa. Mi ha bersagliato solamente lo scheletro gigante. Ma non bersagliarmi lo scheletro gigante, ma bersagliami piuttosto gli sgherri. No, ma veramente. Perché non migliorano l'intelligenza? Addio torre, yeah. Perdiamo torri così. Perché sta torre, la mia torre è troppo scema per capire che deve bersagliare gli sgherri. Il mago, ma dove l'ha tirato fuori il mago? Tanto, faccio un bel trucco di magia. Guarda quel bel trucco di magia. Aia, no, perché sono così scemo? Addio torre. Ciao. Ti prego, no. No, vabbè, raga, io non capisco se sono scemo io a giocare oppure è questo qua. No, sono scemo io a giocare. Sì, sono scemo io. Ma basta con questo scheletro gigante, hai rotto! Altamente, basta! Qui devo eliminarlo perché sennò mi fa danni abnormi. Allora, tu hai rotto. Ti mando contro tutto quello che ho. Non me ne può fregare di meno di sta cosa. Se ti faccio una torre tanto meglio, mi soddisfo, è una soddisfazione personale. Ma manco ci riesco. Guarda quanto è stronzo, cioè mi deve pure mandare tutto per difendersi. E vabbè, niente, 27 coppe per una volta che avevo contro un livello 6 come me, la prendo. Pazienza, Clash Royale è fatto così. Comunque io adesso vorrei cambiare un po' deck. Allora facciamo così. Questo non è un buon deck. Riproviamo a utilizzare questo, perché mi sembra un deck buono questo qua del domatore. Allora, quindi ricominciamo a usare questo, che io con questo ci vincevo le partite. E sottolineo le partite, non la partita. Tante partite. Ah, vediamo un po' come funziona. Ecco, già subito lui è aggressivo. No, pazienza. Allora, mettiamo quindi questo e questo. Ma perché devono avere tutti il principe? No, ma perché? Io pure sono un deficiente, ma proprio di quelli deficienti. Vai, piazza di goblin, piazza di... Imbecilli. Ok. Tanto sono sicuro... È un altro scheletro gigante. Ah, posto. Però io stavolta in teoria dovrei avere le truppe per difendermi. Cioè, non sono mongoloide. Ovviamente è il mago. Cioè, non si è visto un deck dove non ci sia il mago. Ah,
mirabilia. E abbiamo perso un'altra torre. Yeah! Raga, proprio mi viene da rosicare in una maniera assurda. E facciamo così. Ma perché hanno tutti lo stesso deck? Anche quello aveva l'orda di sgherri. Vabbè, non so che dire. Ovviamente ho messo anche il moschettiere male, perché sono un deficiente. Vabbè, vai moschettiere, vai, che tanto tu duri tanto, duri proprio. Vivrai per sempre, infatti. E vabbè, poi arrivano pure le notifiche. Vabbè, sì, la Valchiria, mi sopravvive almeno la Valchiria. Ok, mi è sopravvissuta. E io sono un deficiente, perché io so che lui ora usa l'orda di sgherri. Ovviamente la Valchiria non mi sopravvive per niente, ti pareva? Ora mi mette lo scheletro gigante. Non è vero? Mi mette cose peggiori. Ok. Ma perché? Ma perché? Ma perché mi deve fare così tanti danni? Facciamo così, che gli devo dire? Facciamo così. Mettiamo tutto quello che ho, tanto è inutile. O forse no. O forse no. O forse... Ma perché mi perseguite lo scheletro gigante? Non è quello l'obiettivo. Oh vabbè, sentite, io faccio così. Poi chissene. Ti prego, non morirci, non morirci. Un colpo, un colpo, un colpo. Bravissimo. Ok, distraetelo, distraetelo. Ammazzate il mago. No, no, no. Dai, dai, aspetta, aspetta. Presto, 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 presto. No. Mannaggia la troia. Che bello perdere così. Yeah. Ragazzi, non ci siamo per niente. Vabbè. Cioè, ci sono partite. Comunque bisogna cambiare il deck assolutamente. E nel deck prossimo metterò sicuramente innanzitutto la Tornado, perché la voglio provare. E poi metterò lo scheletro gigante, che da quando ce l'ho contro perdo. Quindi, perché... Allora, fa un danno bestiale. Ma io ce l'ho lo scheletro gigante. Ah, perfetto. Non ho nemmeno lo scheletro gigante. Cacchio dobbiamo mettere? Possiamo provare a mettere... Vabbè, questi qua sono ragionamenti che farò off camera. E vabbè. Detto questo, il video si può concludere qua. Io vi ricordo di iscrivervi al mio canale. E niente. A parte sto sclero che, ragazzi, io mi veniva proprio da piangere, da sbattere il tablet a terra. Però se l'avessi fatto a quest'ora, tutti nei commenti dicevate, bimbo minchia. Anche se in teoria è normalissimo, c'è gente che fa peggio di me. Quindi, abbiate pazienza. Su Clash Royale si sclera anche tanto. Quindi, detto questo video, scrivetemi nei commenti se qualche volta avete rotto il vostro dispositivo per qualche gioco, e in particolare per Clash Royale, perché sinceramente sono un po' curioso di saperlo. E niente, ciao ragazzi, pazienza, su Clash Royale mi vuole male oggi.